Investimenti alla cultura e nell'economia ambientale sono stati due temi principali accanto alla problematica dei rimborsi al centro della visita elettorale di Danilo Toninelli nella nostra provincia. Il portavoce uscente della Camera del Movimento 5 Stelle, candidato al Senato, è arrivato a Faenza per poi toccare Russi e Ravenna. Tappe al Museo Internazionale delle Ceramiche a Palazzo San Giacomo, vicino alla centrale biomasse Power Crop Ene, e al Lido di Dante per affrontare la questione dell'impatto della piattaforma Angela Angelina. Innanzitutto io sto uscendo da una visita straordinaria del museo più importante al mondo delle ceramiche. Tutti gli italiani lo devono sapere, venite a Faenza, visitate questo luogo straordinario che io ho visitato ed è colpa mia per la prima volta, ma è straordinario. Qua c'è la storia e la cultura da valorizzare. Io a 40 anni ho sentito troppo spesso parlare in Italia che di cultura non si mangia e che la cultura non è un luogo ed un ambito in cui investire. Io dico semplicemente una cosa: in questi anni il Movimento 5 Stelle ha lavorato in tutti gli ambiti, in particolare nella cultura, e chi ci segue deve sapere che un euro investito in arte e cultura porta 3,50 euro di ritorno, cioè non solo è fondamentale valorizzare la storia dell'Italia nel mondo e portare il mondo a venire a guardare e ammirare le nostre bellezze, ma è anche conveniente economicamente. Qua si parlava di manifattura adesso col direttore responsabile del museo. Noi non possiamo permetterci di far morire la manifattura, l'arte che c'è in questo paese qua. È tutto collegato, la scuola con l'artigianato, con il museo. Dobbiamo ricollegarli e far sì che l'Italia veramente torni a splendere, perché di arte, di cultura, bar, di turismo, oggi noi possiamo sopravvivere dignitosamente. Ecco, a proposito di cultura, dopo andrà in visita ai luoghi dove la cultura è a stretto contatto con anche impianti industriali impattanti. Su questo tema il Movimento 5 Stelle come si muoverà in caso di, appunto, raggiungimento del governo? Sì, qua siamo molto preoccupati. Io vedo che in un ambito in cui bisogna investire sulle energie rinnovabili, bisogna investire sul riciclo, la scienza oggi ce lo permette, oggi si investa, purtroppo la vecchia politica, anche qua investano sugli inceneritori, investano su impianti a biomasse. Quello che dico è: perché dobbiamo far guadagnare pochi e inquinare per tutti? Qua c'è la possibilità di mettere insieme le energie migliori del territorio, ma soprattutto di gestire meglio. Qua la qualità dell'aria non è buona, dobbiamo investire su un'economia ambientale, anche perché l'economia ambientale significa dare risorse a chi usa strumenti non inquinanti, dal trasporto pubblico ai mezzi industriali utilizzati. Questo non c'è. Nel programma cosa faremo? Una cosa molto semplice: ci sono più di 16 miliardi all'anno di soldi pubblici dati in sovvenzioni per le energie fossili. Noi quei soldi li blocchiamo, mi dispiace, li blocchiamo per i petrolieri e li diamo a chi investe in energie rinnovabili, e lo possiamo fare tutti, anche a partire dall'efficientamento energetico delle case, che diventano a costo energetico zero. Questione rimborsi, purtroppo ci tocca, perché ci tocca anche su questo territorio. Innanzitutto, adotterete dei sistemi di controllo un po' più, come dire, stringenti nel futuro? No, la domanda è quanto mai opportuna. Uno, perché chi vedrà questo video deve capire che qua non si tratta di rimborsi, perché non abbiamo chiesto rimborsarci spese false come le mutande vere della Lega o i diamanti di Belsito o di Lusi della Margherita, il tesoriere che si mangia 1 milione di euro. Qua si tratta di stipendi che noi legittimamente potevamo avere e abbiamo restituito volontariamente sotto forma di donazione. Qualcuno ha fatto il furbo, nel Movimento 5 Stelle i furbi non ci possono stare, non sono ladri ma sono furbi, li abbiamo cacciati. Detto questo, siamo orgogliosissimi che coi 23 milioni di euro restituiti dei nostri stipendi oggi abbiano aperto anche in questo territorio 7.000 imprese e dato lavoro a quasi 15.000 persone. Detto questo, e rispondo alla sua domanda, certamente al prossimo giro e alla prossima legislatura non ci fideremo più di nessuno, neanche di noi stessi, e utilizzeremo tecniche di donazione molto più controllate. Non ditemi come, ma certamente non esisterà più nessun furbetto nel Movimento 5 Stelle. Pensare che comunque la Camera dei Deputati o il Senato non concederanno le dimissioni ad eventuali deputati e senatori eletti già coinvolti nell'inchiesta. In questo caso come vi regolerete? Allora, innanzitutto non è detto che vengano eletti, valuteremo chi verrà eletto, però avrete visto come il professor Ainis, che è un professore di diritto costituzionale con importanti incarichi governativi e quindi non è l'ultimo arrivato, abbia detto una cosa che noi già sapevamo. Io spero che le corti d'appello, una volta che gli eventuali eletti furbetti non
accettino, firmino il documento di rinuncia all'elezione e immediatamente loro perderanno il seggio, cioè loro non entreranno neanche, quindi non sussiste il problema, non dobbiamo neanche andare in Parlamento, verrà eletto uno che non deve essere eletto perché per noi non va bene, non è un ladro come quello dei vecchi partiti, non è un indagato, un imputato, uno che ha rubato come nei vecchi partiti, è un colluso con sistemi mafiosi come hanno candidato i vecchi partiti, è gente che ha donato un po' di meno, qualche migliaia di euro in meno di quanto doveva donare, ma a noi non ci va bene neanche questo, firmeranno un documento e io sono convinto che le corti d'appello accetteranno la rinuncia e non ci sarà nessuna persona non specchiata al 100% come portavoce nostro. Nel caso proporrete anche una modifica alla Costituzione, nel caso le corti d'appello non vi accolgano questa richiesta qui? Allora, qua non è tanto di la modifica costituzionale che proponiamo noi è quella del vincolo di mandato, cioè noi vogliamo vincolare il mandato, se sei eletto con un determinato partito entri e cambi partito, come circa 500 cambi casacca di questa legislatura, tu te ne vai a casa e entra il primo non eletto che ti stava alle spalle, ci sono altre tecniche, cioè chi cambia casacca non porta soldi al nuovo gruppo parlamentare, ma le idee sono tantissime, quindi l'altra faccenda è che se dovesse per la votazione delle dimissioni di un parlamentare, ma sapete perché ci mettono anni? Semplicemente perché la casta è sempre chiusa e protegge, con una maggioranza del Movimento 5 Stelle le dimissioni vengono votate in 48 ore, che si manda a casa impresentabili. Federico Lega per Faenza Web TV.